Sì, sì, se siete scomodi potete anche venire qui a scrivere. Io lo sto monopolizzando con il mio imponente corpo. Ma... Vi trovate in difficoltà? Vedo l'uso creativo di una sedia. <ride> allora, essendo in streaming, noi abbiamo eh, la camera fissa, quindi ehm, se, se la cosa non vi, non vi turba troppo, vi chiederei di venire a raccontarci eh, questa immagine qui a favore di Camera, perché prima abbiamo fatto il giro delle presentazioni, quindi... Eravate delle, delle nuche davanti a me che scrivevo e vi guardavo. Se, se, se vi piace l'idea e non, non siete intimiditi da, da un occhio che ci guarda. Ah, per carità, non serve essere ipercreativi e il, non è un corso di scrittura. Immaginifica. Mi serve più che altro per, uh, per passare poi allo step successivo per capire quanto, uh, quanto in profondità si possa nelle vostre menti arrivare a, a dire il baratto arriva fin laggiù, e addirittura in questo. Chi vuole essere il primo? Bravo, funziona. Sì. Eh, Vado a prendere appunto io. Allora, prego, cara. Oh, scusa, ma no, queste sono le cose che succedono a me sempre e comunque. Allora, io ho scritto tre cose. Uh, allora, ho scritto lo sport, mh, le mie amiche, e il volontariato. Ok. Allora, spiego perché. Sì. Uh, lo sport, perché? Uh, vabbè, io pratico pallavolo da dieci anni, eh, quindi è da tanto tempo che lo faccio. Per questo penso di essere in grado di dare consigli alle mie amiche e allo stesso tempo di riceverne, quindi concepisco il baratto in questo senso, cioè a prescindere dalla figura dell'allenatore, comunque ci possiamo uh, interscambiare e quindi dare dei de consigli. Poi le mie amiche, perché naturalmente cioè, uh, queste mie amiche che ho le conosco da tantissimo tempo, quindi mi conoscono benissimo, io conosco bene loro, eh, per questo, mh, se esiste ancora l'amicizia tra queste persone, tra me e le mie amiche, è perché penso che ancora siamo in grado di darci tanto. Se no, a prescindere, non, non stare più con loro, perché nel momento in cui non è più possibile eh, dare eh, e ricevere, è inutile stare insieme. E, e poi il volontariato, eh, perché penso che. Um, se io faccio volontariato metto a disposizione il mio tempo uh, le mie capacità però allo stesso tempo cioè, mh, ricevo da queste persone l'immaginazione uh, la fantasia e tutte quelle che sono le loro capacità che sono più sviluppate rispetto alle nostre perfetto grazie mille prossimo no puoi anche parlare da lì non ti preoccupare sarai una voce misteriosa Allora io mh, ho parlato di uh, scambio baratto come scambio materiale, etico ne, per intendere qualcosa di non legato a una materia appunto morale e uno scambio emozionale. Um, parlando di scambio materiale mi riferivo a qualsiasi tipo di oggetto e l'ultimo evento della mia vita che mi è venuto subito in mente è stato una mia amica che ha comprato per sbaglio un paio di pantaloni stretti. E li ha portati a casa mia e io avevo un paio di pantaloni che mi andavano larghi e quindi ci li siamo scambiati. Avevano lo stesso modello, quindi in realtà eravamo tutte e due molto contente. Eh, scambio invece mh, etico è quando eh, nel racconto eh, ti scambi con eh, amici, eh, che poi è una cosa che viene anche molto spontanea. Um, racconti di eventi anche legati alla tua vita passata in qualche modo in cui ci sono saperi che hai uh, appreso da tua mamma, uh, da tua nonna e anche questa, questa per esempio nel, nella mia esperienza è molto legata al cibo e facendo riferimento alla settimana scorsa uh, appunto nel, nel trasmettere qualcosa che sai cucinare trasmetti anche qualcosa che è legato e poi anche emozionale, perché le esperienze di vita di una persona servono molto a volte anche a fare dei passaggi. Perfetto, grazie. Dove vuoi? Mi sto bene seduta. Allora, mh, la prima immagine che mi è venuta in mente è il libro di storia, perché insomma la prima volta che abbiamo sentito parlare di baratto penso che sia stato a scuola. E, e quindi in particolare al campo dell'agricoltura. E quindi all'immagine eh, di mio nonno, mio padre, che appunto si occupano di agricoltura, eh, in particolare mio nonno, quando incontrava una persona considerata del ceto superiore, <ride> a aveva questa abitudine di regalare un qualcosa eh, perché magari quella persona era stata particolarmente brava nel fare il suo lavoro e quindi si tendeva a ripagare oltre insomma la moneta a ripagare maggiormente questa persona con un qualcosa derivante dalla propria terra come frutto del proprio lavoro. Ehm, poi eh, diciamo una cosa che succede praticamente quotidianamente: io non sono bravissima con la tecnologia, quindi stresso fortemente mia sorella e il suo ragazzo a insegnarmi a, le cose più stupide, io in cambio magari cucino. Non sono bravissima neanche lì, però so, me la cavo. Oppure, eh, mia cognata, che è bravissima invece a cucinare, io eh, sto piacevolmente, passo del piacevolmente del tempo con la bambina o le do dei consigli su altre su cose che so fare io. E poi, diciamo, una cosa che facciamo quotidianamente, io con un gruppo di amici che ehm, abbiamo il Circolo Arci. E quindi, per noi ovviamente, non, è, non essendo un lavoro, però ognuno di noi fa quello che sa fare. Eh, l'amico grafico fa le locandine, l'amico eh, tecnico del suono fa il fonico durante i concerti, eh, mia sorella si occupa della promozione perché sa fare quello. Eh, io magari organizzo qualcosa con i bambini. Ognuno di noi fa qualcosa, faccio la barista anche se non la so fare. Ognuno di noi fa qualcosa per andare avanti e abbiamo costituito dei gruppi di lavoro in cui ognuno. Uh, anche dei soci non strettissimi, non fondatori, fanno qualcosa per uh, far andare avanti questo, questo posto e, e in cambio si usufruisce di un posto che propone concerti, musica, teatro, presentazioni dei libri e ognuno sa di avere a disposizione un posto dove incontrare gli altri. Perfetto, grazie. Il microfono lo tengo qui. Prossimo. Puoi stare lì o... Hai ragione, hai ragione. Allora, per il baratto mi è venuta in mente la legge che veniva chiamata la legge universitaria, cioè quella che mh, chi cucina non fa i piatti. <ride> è bellissimo. <ride> io mi ricordo all'università che uh, normalmente, quando eri invitato a pranzo da qualcuno o mangiavi con gli altri coinquilini, la persona o le persone che cucinavano poi non si occupavano di lavare i piatti. E quindi loro offrivano qualcosa per magari tempo orario, cose del genere. E la cosa bella era anche la questione dei saperi che tu dicevi: perché poi in cucina, quando si cucinavano tante persone, si scambiavano i vari saperi, e la, la cosa più difficile a discutere, da discutere e da decidere era il sale prima o dopo, <ride> o dopo della la pasta. pasta. <ride> La pasta con la rucola in bianco con i pomodori cioè tutte queste cose che erano bellissime. Sul sale hai avuto una risposta? No, sul sale c'è ancora un dibattito aperto. Sì. Bisognerebbe aprire qualche gruppo, qualche cosa. Chi vota per il sale prima. Chi vota per il sale dopo? Eh, questo fatto Siamo è un po' da decidere. Pazzesco. Sì. Benissimo, mi spiace. Eh. E quindi questo è un problema irrisolto. <ride> e quindi ho pensato a questo quando si parla dell'idea del barato. Ottimo, grazie. Prossimo. Allora, eh, come, prima, come primo concetto che mi è venuto in mente parlando di barato, eh, come ha detto Tatiana, è venuto anche a me subito l'amicizia o comunque una relazione di qualsiasi tipo. Anche se poi ho pensato che in realtà sono baratti che noi facciamo veramente inconsciamente. Quindi è un po' come. Sì, probabilmente il baratto quindi fa parte della nostra natura proprio. Prima dei soldi, prima di tutto, c'era già uno scambio. Solo che non sapevamo che appunto mh, era anche una forma poiché che po si poteva monetizzare. Quindi, secondo me, lo scambio. È proprio sì, è la base della società in realtà, sia in, uh, nelle amicizie ma non solo, cioè semplicemente la signora che ti viene a chiedere l'informazione, tu gliela stai dando, adesso c'è cioè, chi sta pensando anche di monetizzarla, i centri per, i turi per il turismo, tutte queste cose che non c'erano tanto tempo fa uh, e che danno guadagno, in realtà probabilmente eh, secoli fa si facevano naturalmente. Senza bisogno di, appunto, di ricevere denaro in cambio, semplicemente perché nell'essere umano il mutuo aiuto c'è. A parte questo, ho pensato poi a magari una situazione specifica, più di baratto, che ci può capitare nella vita di tutti i giorni. E mi è venuto in mente un problema che costantemente abbiamo nel, nel nostro gruppo, in generale penso, che è quello del trasporto. E quindi semplicemente magari l'offrire un passaggio un giorno e riceverlo. In cambio, il giorno dopo, o magari due persone che devono andare nello stesso posto, e ce n'è una che dice: 'Cavolo, devo fare questa cosa, ma non mi va proprio.' Mi accompagni? Sì, ti accompagno. In cambio, tu mi porti in quello stesso posto, in quello stesso paese, per esempio, dove devo andare io, oppure devo andare in ospedale a Monopoli, non so dove sia, anch'io devo andare a Monopoli domani, però non so come andarci. Tu mi ci accompagni, io ti faccio vedere dove è l'ospedale, per esempio. Questa è la cosa che mi è venuta in mente. Pratica proprio contingente. Perfetto, grazie. Next, Rossana. Allora, io ho pensato a due situazioni. Allora, una è quella della mia associazione in cui ci sono diverse competenze dal punto di vista eh, professionale, quindi l'unione di queste competenze poi eh, forma la riuscita del progetto che organizziamo, perché magari ognuno di noi, io penso alla parte educativa, chi alla parte burocratica, chi ha la parte eh, eh, del, di segretariato di, di carte, e eh, va bene. Quindi questo: insomma, insomma l'unione di più competenze forma eh, quella che è la riuscita di un progetto. E poi ehm, ho pensato all'aiuto tra amiche, che può essere un aiuto tra amiche pace. Ma eh, io e una mia amica eh, ci scambiamo le nostre competenze professionali. Anche nella vita. Quindi io magari, che sono educatrice, l'aiuto con i figli eh, e quindi faccio la babysitter, e lei invece mh, mi fa i capelli gratis. <ride> quindi ci scambiamo Perfetto. queste competenze. Perfetto, grazie mille. Valentina. Che mi manca? Io lo so che mi manca. Anche per me la prima cosa Teresa, giusto? Sì, okay. che è venuta in mente è il rapporto d'amicizia, forse perché è quello che viviamo più quotidianamente sulla nostra, uh, sulla nostra pelle. E ho pensato a un episodio in particolare, io avevo avuto un biglietto gratis per un concerto a cui ci tenevo particolarmente, però ero da sola e avrei voluto compagnia, quindi ho chiesto a una mia amica di accompagnarmi e in cambio mi sono offerta di pagare le metà del biglietto. E in questo modo diciamo, che ho ricevuto il piacere di, insomma, di vivere questa esperienza insieme a lei. Quindi sì, alla fine è uno scambio di, sì, di, di esperienza, una condivisione di un tempo insieme, in cambio, alla fine la cosa materiale veramente passa molto in secondo piano, quello che importa poi è essere soddisfatti in due, cioè a arrivare insieme a, a godere di qualcosa. Questo. Grazie. Qualcun altro? Grazie. Uh, mi viene in mente lo scambio delle figurine e poi vabbè sempre il passaggio quando io prendo la macchina e quindi magari mi offrono una pizza, un panino e poi quando vado a lavorare con la bambina lei fa io faccio un disegno per te e tu lo fai per me quindi poi ce lo scambiamo, ce lo coloriamo. A <ride> Bello, perfetto, grazie. Ok, vieni. Allora io ho avuto difficoltà inizialmente. Uh, non riuscivo ad avere un'immagine ben precisa del, del baratto. Come immagine mi è venuta in mente una rete di persone, invece come esperienza di baratto mi è venuta in mente uh, una cosa che ho fatto ultimamente, cioè i miei cugini devono aprire un'associazione, io uh, ho le competenze e la conoscenza per aiutarli a farlo. E loro in cambio mi hanno fatto trascorrere nell'orto, cioè mi hanno dato da mangiare innanzitutto, e poi mi hanno fatto trascorrere una giornata nell'orto. Cosa che io volevo fare raccogliendo i che prodotti mando. della terra. Perfetto. Quindi sono conoscenze per esperienza, preferisco rimanere seduto? Il contrario. Io offro le mie competenze nell'ambito <coughs> sempre hobbistico. A livello diciamo agricolo, del tipo taglio l'erba del giardino del vicino, gli poto gli alberi, e essendo diciamo anziani, la loro cucina tradizionale con la pasta fatta in casa, è... la cucina vedo che è ripetitiva, però è fondamentale. No, eh, no, ma è... la cucina poi ce ne accorgeremo è anche. Innanzitutto è il fondamento dello stare insieme. Eh, se ci fate caso, le Uh, le culture con delle tradizioni culinarie molto sviluppate, molto uh, anche ben radicate, sono quelle che più danno attenzione alla famiglia e alla comunità. Per esempio uh, l'Italia, <ride> lo vediamo costantemente, il mangiare insieme non è solo sfamarsi perché ogni tanto si arriva a un surplus del, dello sfamarsi, ma è il momento di stare insieme. La Cina che per assurdo, per quanto sia lontana, è esattamente lo specchio dell'Italia. Le, le reti familiari e le famiglie estese in Cina forse sono ancora più, eh, più grandi e tentacolari di quelle, di quelle italiane e tanto è la, la loro cucina che poco si conosce, ma andando un po' a scavare in quello che era la cucina di, di un paio di secoli fa, eh, è un mondo grande tanto quanto quello delle nostre belle arti, diciamo. era considerata a quel livello. Eh, le, cucine, le cucine africane, che sono eh, logisticamente preposte alla condivisione, perché non c'è un piatto personale, ma c'è un piatto a cui tutti attingono. Quindi la cucina ehm, è davvero una, una questione estremamente intrigante da, da analizzare dal punto di vista antropologico e sociologico. E credo che adesso eh, ci si stia ritornando. Adesso siamo bombardati dai programmi in tv sulla cucina, non se ne può più. Chiunque cucina. Qualunque cosa, però ci fa capire eh, che forse il momento della condivisione adesso è quello che ci sta più a cuore. E la questione del baratto ne è, ne è la prova, insomma. Ovvio che non stiamo barattando perché siamo nella stessa condizione della Grecia che ha iniziato in alcuni centri a barattare al posto di utilizzare la carta moneta che assolutamente non era più in grande circolazione: ehm, la cucina. Segnala una, una necessità, anche se in maniera un po' subdola o, o trasversale. per esempio, quando almeno quando dice una persona ci vediamo, viene a mangiare a casa mia, è proprio l'idea di, di condividere qualcosa. Il fatto che i programmi di cucina sono un'arma a doppio taglio, perché io ti invito a casa mia, anche se non so cucinare. L'altra cosa può essere io ti invito a casa mia per farti vedere come io so cucinare, quindi un po' la società dell'apparenza. Assolutamente, cui abbiamo, no? totalmente. Vieni a casa e cucina. Vieni a casa e cucina. Quindi tu dai la casa? No, 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 mi chiamo. Mi chiamo. Ah. e loro lavano i piatti secondo quella famosa regola universitaria. È giusto, è giusto, è come, il, 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 come si chiama il Designated Driver, quello che guida quando si esce a bere. Che non beve, esatto, e in cambio però gli viene pagato quel, quella sfilza di Coca-Cola che lo terranno sveglio finché tutti non avranno smesso di. Eh, la questione dell'arma a doppio taglio della cucina eh, è vera e lo diceva anche un nostro imperatore romano ai suoi tempi: dategli il pane, dategli i giochi, e gli animi saranno sanati. Quindi. Mh, c'è un, un grosso dibattito sul perché eh, abbiamo così tanti programmi incentrati sulla cucina e così pochi incentrati sulla solidarietà o sulla conoscenza di altre lingue come è successo nel dopoguerra, che c'era il programmino in tv che ti insegnava a leggere e a scrivere. Cioè, perché stiamo parlando tanto di cucina? Sarà veramente un reale, una reale necessità di ritornare a un ambiente di network familiare oppure è eh, una distrazione? Credo che qualcuno dovrà fare un workshop su questo per rispondere. È un dubbio che io, che io mi pongo spesso, che poi va un po' oltre a questa sede. Comunque, chi mi manca? Dimmi no, ma dire una cosa Sì, per esempio, ho smesso di vedere la televisione da circa tre anni e mi rendo conto che tante cose, per esempio, i programmi sulla cucina per me non esistono. Cioè, io <ride> sono totalmente fuori, quindi semmai è pure una questione di scelta, no? Cioè, Assolutamente. Nel senso che se uno spegne la televisione, semmai può un attimino sì, Beh, sì. riprendersi eh. del tempo, o comunque riprendersi la possibilità di scegliere. Hai mai pensato di fare un corso di cucina in questi tre anni? Di iscriverti o di. No. Ok. Anzi, <ride> quindi non è una necessità avvertita al di fuori del mondo dei, dei media. E allora forse la risposta l'abbiamo già trovata. Che mi manca? Dana? Ok. Allora, io ho pensato al contesto universitario, così perché c'è lo scambio magari di appunti, cioè mh, parlo di cose che sono capitate a me, magari a una mia amica servivano degli appunti, io mi sono proposta magari di spiegarle una lezione che magari non aveva capito in particolare. E poi una cosa che mi piacerebbe, proprio, io ho delle grandissime lacune in matematica, proprio non mi serve, però giusto per chi non si sa mai, e però in compenso so fare i biscotti, quindi, okay. Quindi, okay. quindi chi mi fa una lezione? Allora Vabbè, lei ci va. ha aperto felicemente con, questa, con questo scambio matematica per biscotti, poi eh, l'esercitazione che andremo a fare dopo, dopo di questa. Eh, oltretutto dalle presentazioni e dagli scenari che mi avete raccontato emerge eh, probabilmente una trade school completa che potrebbe durare un mese, eh, nel senso che mh, siete di estrazione eh, abbastanza dissimile per quanto poi ci siano degli interessi comuni, che sono quelli mi sembra del sociale anche abbastanza per tutti e della condivisione. Eh, quindi poi ci sarà abbastanza da da divertirsi sulla la scoperta di quello che verrà dopo. Allora, tutto quello che avete detto è eh, fondamentalmente giusto, nel senso che ehm, le, gli esempi che ci avete portato sono degli esempi di scambio. Adesso vi eh, delineo un pochino più chiaramente che sono, eh, quelli che sono i confini tra lo scambio eh, chiamato dono il baratto e quello che è il mercato. Tra dono e baratto c'è un po' di confusione ed è normale che ci sia perché ehm, il baratto non è una pratica ehm, regolarizzata da norme, quindi in realtà giustamente un baratto può essere eh, una parola gentile in cambio di un sorriso. Eh, il fatto che non sia eh, regolato da norme porta a un po' di confusione, ma dobbiamo ricordarci che il baratto è una pratica su cui ci si può anche fondare una, una microeconomia parallela di un gruppo di persone. Uh, quindi, scambiare, vediamo un po' cosa succede, scambiare io ti do qualcosa e allora non tengo conto dell'esatto valore, ma so che lo scambio sarà bilanciato, ovvero uh, mi interessa poco il fatto che io ti stia dando qualcosa che ha un valore eh, intrinseco alto o basso, ma il fatto che si, ehm, che si produca all'interno di un ambito in cui le interazioni sono totalmente eh, informali, la fiducia è molto alta e anche la differenza sociale è bassa, mi porta a pensare che lo scambio sarà alla pari. O se non c'è un ritorno è il fatto che io sono molto felice di aver potuto contribuire al tuo benessere, che non ho eh, necessità di avere qualcosa in ritorno. Infatti questa questione eh, può essere assimilata al dono, quindi ridistribuire quello che si ha senza necessariamente avere una, un feedback eh, di, di oggetti o di servizi in cambio. Uh, le informazioni, per esempio, sono delle informazioni che vengono ricevute e non negoziate, quindi quando si parla di uh, condividere qualcosa con qualcuno senza chiedere qualcosa in cambio, condividere della sapienza, dell'esperienza, delle conoscenze, um, il tempo non è definito in questo tipo di interazioni, perché sono delle interazioni che si possono protrarre nel tempo, che non sono regolamentate, che non hanno né un inizio né una fine, perché sono fondamentalmente spontanee. E poi eh, vengono, come dicevo prima, operate all'interno di gruppi o comunità totalmente informali, eh, anche casuali. Non è necessario che siano delle comunità organizzate o precostituite, possono accadere eh, per coincidenza. Quindi l'informazione data all'angolo della strada a una signora può essere identificata all'interno del gruppo dono. Eh, esempi di quello adesso non vi sto a rifar far rifare tutto ma eh, molti degli esempi che mi avete dato voi sono fondamentalmente doni sono esempi di doni e non di baratto per esempio um, quando Tatiana mi dice lo scambio reciproco tra me e le mie amiche come altri di voi hanno messo in, uh, in evidenza quello è un dono in realtà perché non state scambiando niente a tempo o a valore o aspettandovi qualcosa in cambio, perché si dice sempre che l'amicizia è dare senza aspettarsi niente in cambio. Ehm, e fa parte della, del dono come, lo fa, come ne fa parte il volontariato, per esempio. È vero che tu in cambio hai. Ehm, tutto un bagaglio di esperienze di persone che mai ti, ti sarebbero capitate vicino, ma è anche vero che tu non stai chiedendo niente in cambio e questo lo rende un dono e non un baratto, perché eh, a questo punto tutta la vita sarebbe un baratto, anche quello che io faccio nella mia stanza con la pianta, la pianta mi respira l'anidride carbonica, io le do l'acqua e abbiamo barattato. Lei lo fa in maniera totalmente involontaria, quindi non si può chiamare baratto. Um, per esempio, eh, allora, vediamo un po' cos'altro poteva essere un dono. Ok, ehm, Circolo Arci, Maria Grazia. Il fatto di mettersi insieme per raggiungere un bene comune, uno scopo comune, un fine comune, eh, lo fa rientrare nel dono. Perché se è vero... Intanto, non hai una terza parte, cioè non hai il circolo arci che diventa persone e ti dice bene: io adesso cosa ti do in cambio? Hai sicuramente un gruppo di persone che costituiscono poi il risultato di questo progetto e lo fanno diventare: potrebbero farlo diventare un baratto. In realtà, il fatto di unirsi per un proposito comune ehm, rientra nella sfera della reciprocità e dei doni. Ehm. Um, poi vediamo un po' che altri esempi avevamo che mi avevano fatto pensare. Stessa cosa di Valentina dell'associazione. E poi gli altri, in realtà. La cosa quindi piacevole di tutto questo è che noi, nei vostri esempi, ci siamo resi conto che voi fate un sacco di cose, donate, senza chiedere niente in cambio. Quindi. Molti di voi partecipano ad attività eh, estremamente spontanee e non, ehm, senza, senza nessun tipo di necessità di ritorno se non quello della gratificazione. E la gratificazione è un motore, secondo me, fondamentale, eh, come la, la presenza di stimoli. Se non sono stimolato non sono gratificato e quindi non produrrò nulla. Eh, vuoi il microfono? Hai anche la maglietta con su scritto amore. No, che può sembrare un caso, però anche SEPIC, eh, noi l'abbiamo scelto proprio perché è un fiume dove si pratica l'economia del dono, quindi tutto torna, eh, proprio perché noi volevamo fare riferimento a questa cosa dello scambio, quindi uno scambio di, di tempo, di sapere di, di conoscenze, insomma. Quindi non è, sembra una coincidenza, però ci siamo completamente. No, è perfetto, grazie. <ride> Poi, infatti, io qui ho messo tre indicazioni, ne sono venute fuori molte, molte altre. Gli ambiti in cui ci muoviamo comunque sono questi e di base voi siete dei filantropi al 100%. Mi sembra di capire. invece e qui entriamo nel campo di azione nostro. Mi aspetto un ritorno in un preciso momento, luogo e quantità. Quindi qui iniziano ad esserci delle norme, eh, eh, diventa normalizzata la questione. Eh, si chiama equality matching, che è una, un, un riscontro alla pari, no? un match è un, un incontro e equality ovviamente è equo. Eh, il livello di fiducia che si deve instaurare tra le due parti è un livello medio, ovvero... Si presuppone che ci sia un'interazione e una, una corrispondenza di interessi e ci si affida all'altro pensando che sicuramente sarà autentico nel, nella sua dichiarazione sia di intenti che di valori, eh, ma non deve essere necessariamente un livello di fiducia altissimo. La distanza sociale è altrettanto media. Quindi può essere sconosciuti mh, senza, senza, alcun, uh, senza alcun impedimento. In questo caso è reciprocità, ma sotto forma di baratto. Quindi l'informazione può essere una conversazione, quindi non è univoca, ma c'è uno scambio, e il rispetto reciproco nell'assegnazione del valore, che è il punto fondamentale della questione. Ovvero, eh, baratto, come diceva Danila prima, non è diventare ricchi, non è cercare di fare un affare è eh, ammettere di avere delle necessità e cercare quel qualcuno le cui necessità corrispondano per valore dichiarato alle proprie e, e iniziare un'interazione il tempo allora è fondamentale che abbia un inizio e una fine perché eh, baratto non vuol dire beneficenza baratto non vuol dire io adesso do una cosa a te e poi se ti va un giorno me la ridarai. No, è una vera e propria forma di scambio economico in assenza di denaro, ma è una vera e propria forma di, di economia, è un modello. Quindi l'inizio e la fine sono molto importanti perché ti danno anche la misura della, del valore della persona, di quello che la persona sta cercando di darti. Eh, se io ti chiedo in cambio qualcosa e tu però me lo puoi garantire tra un mese, forse a me non servirà più. Quindi uh, la, la questione della durata è, è, è una delle, delle, delle differenze fondamentali tra il dono e il, uh, e il baratto. E le istituzioni sono ancora delle relazioni informali perché il baratto non lascia una ricevuta fiscale per fortuna forse quindi non può essere utilizzato dalle associazioni o dai centri o dagli stati ehm, in maniera fiscale tu non puoi dire sì questo computer l'ho ricevuto in baratto eh, no mi dispiace mi devi dichiarare un computer mi devi dichiarare per cosa ti serve eccetera e network forse l'ho già detto allora esempi eh, gli esempi che mi avete fatto voi sono Super, non avevo ancora detto super oggi. È <ride> una parola che diciamo tantissimo. Allora, vediamo un po'. Eh, beh, geniale il baratto delle figurine, non ci, non ci pensa nessuno, però eh, è il primo modello di interazione che imparano i bambini. Chi non ha mai barattato una figurina? Io, mai avuto figurine nella vita. Um, però è vero, eh? Sì, infanzia molto infelice, infatti. Eh. D'altronde, mangiavo anche le mele a pranzo io a scuola. Ehm. Um, la cosa fighissima delle figurine è che non sempre io ti do una figurina per un'altra, magari io ti do quattro figurine per una. Quindi ehm, nel eh? per lo più, più figurine esatto, no? o per il calciatore esatto, tu devi dichiarare i tuoi intenti. Dici, a me manca questo calciatore, non riesco a trovarlo, lo sto cercando da sei mesi. Sai che c'è, preferisco darti questi quattro che ho visto girare nei miei pacchetti un po' di volte pur di avere questo. Ti va bene? Non ti va bene? Sì, no. Quindi il valore delle cose non è necessariamente un valore eh, quantitativo o, quali o qualitativo, eh, è molto soggettivo cose che per me hanno un estremo valore per te possono averne meno o possono non averne addirittura um, la questione pratica invece del io um, mi invitano a cena lavoro la terra giusto? gli curo l'orticello perché le persone non sono più fisicamente in grado di portarla avanti ma hanno piacere di avere qualcuno che continui e in cambio ho del, del cibo che è anche frutto di quella terra. Questo è uno scambio eh, che potrebbe essere considerato un po' primitivo. Chi è che mi diceva dell'agricoltura? Tu? Esatto, potrebbe essere considerato primitivo um, perché è legato alla terra e noi la terra la lavoriamo un po' troppo poco ormai per, per questioni di spazi. Eh, però è il modello su cui si fondavano moltissimi dei lavori de, di epoche passate, ovvero non posso pagarti in moneta perché non posso monetizzare il mio raccolto adesso, però ti garantisco del cibo finché non concludiamo tutto il ciclo. Poi ti pago. Quindi c'è anche una, mh, la coesistenza del baratto con la questione monetaria. Non necessariamente sono autoescludenti, anzi sono solo dei livelli e delle intenzioni differenti. E poi passiamo al mercato. Beh, qui avevo messo trade school e banca del tempo perché sono quelle di cui abbiamo parlato e sono le più istituzionalizzate forme di baratto che abbiamo menzionato. Eh, si è parlato del carpooling, del couchsurfing, insomma, eh, in quel caso è... Beh, il carpooling ogni tanto è monetizzato, giusto Dana? Perché tu paghi... È monetizzato, poi dopo vedremo anche qual è la differenza tra um, sharing economy e solidarity economy. Esatto, ci arriviamo per steps. Allora, quando invece io mi aspetto di trarre profitto dallo scambio, sono all'interno di un mondo che si chiama market pricing, ovvero sono all'interno del mondo del mercato che è quello che noi viviamo tutti i giorni costantemente. E che non è brutto e non è cattivo, ed è quello che ci fa. Um, gioire dei regali di Natale e della possibilità di andare a comprarci una cosa carina o di fare un viaggio. Quindi il denaro non è un mostro, è una cosa che fa totalmente parte della nostra economia. Uh, il livello di fiducia, però, è basso. Allora, non è un male il fatto che il livello di fiducia sia basso. Basso non vuol dire cattivo. Basso significa che viene eh, intavolata una discussione tra un gruppo molto più ampio di persone senza la possibilità o il desiderio di ehm, capire le necessità reciproche. Quindi il, eh, arriva il, il denaro a fare da, eh, da scorciatoia. Nel senso che se tutti dovessimo stare a capire... Quanto valore puoi dare tu a una macchina e io riuscire in cambio a darti qualcosa, credo che tutti saremmo ancora in giro con forse delle biciclette. Okay? Um, la distanza sociale è alta perché si opera tra sconosciuti e non c'è niente di male, anzi, ogni tanto non si opera neanche con delle persone perché ormai con gli acquisti online tu stai operando con dei processi. X. Eh, L'informazione, quindi, in questo caso, è a pagamento, generalmente non è verbale, eh, non è verbale nella maggior parte dei casi perché tutto ciò che è verbale si tende a eh, darlo gratis. Difficilmente qualcuno che ti spiega qualcosa a voce poi ti dice pagami. Nelle università abbiamo una mediazione tra ehm, informazione verbale ma anche informazione non verbale, che poi sono i libri di testo, sono gli esami e, e le dispense, eccetera. Ma un corso solo verbale a pagamento accade raramente. Eh, il tempo la durata è prestabilita e soprattutto regolata e regolamentata. Il ritardo ehm, non è ammesso perché, come si dice: il tempo è denaro, il ritardo in questo caso. Uh, diventa la contravvenzione a un accordo e le istituzioni sono quelle del mercato quindi tutto quello che abbiamo intorno e dello Stato anche perché noi paghiamo per dei servizi per esempio quindi attività commerciali ad esempio servizi pubblici servizi privati di base allora, eh, questo è un piccolo riassunto. Quindi cos'è un dono? Un dono è qualcosa che noi diamo spontaneamente, uno scambio semi reciproco, semi perché io do a te, ma non mi aspetto niente in cambio. Il baratto, invece, è un pagamento reciproco, scambio diretto di beni e servizi senza l'uso di denaro, quindi senza la mediazione del denaro. Il mercato, invece, è lo scambio di denaro per beni e servizi o anche di tempo e lavoro per denaro, perché anche quella è un'interazione di cui ci dimentichiamo molto spesso, però l'interazione tempo-lavoro per denaro è parte di, di, questo, di questo giro ehm, prendo un bicchiere d'acqua posso? Grazie. domande? intanto? dubbi? tantissimi no? wow sono estremamente esauriente non avete capito proprio nulla Spero la prima. Ma... Allora, questa è una, diciamo, potrebbe essere la bisnonna di un'infografica che ci dice semplicemente dove sta uno rispetto all'altro. Grazie. Allora, ok, ehm, adesso vi faccio fare un'altra piccola esercitazione. Eh, se siete pronti, se no facciamo una piccola pausa, come preferite. Sì, sì, ok, ottimo. Allora cos'è il baratto silente? <ride> ehm, erodoto, più o meno nel 500 a.C., in una delle sue favole barra testimonianze, ci racconta di un episodio che gli è stato raccontato su un fiume nell'Africa dell'Est, eh, a cui un suo amico aveva assistito. Ehm, questa barca di cartaginesi super accessoriata, tipo la Ferrari delle barche di quell'epoca. Arriva vicino al fiume e trova questa popolazione di, ehm, di africani. Non parlano la stessa lingua, probabilmente si sono immaginati che ci fossero delle altre popolazioni, ehm, non sanno niente l'uno dell'altro, se non, testimonia questo, questo amico di Erodoto, ehm, hanno questo sistema di commercio. Eh, gli africani lasciano delle cose sulla riva del fiume e si allontanano. I cartaginesi approdano con le scialuppe al fiume, guardano le merci, tornano sulla barca e prendono dell'oro. Tornano a riva, lasciano dell'oro e si allontanano. Quindi notare da un certo punto di vista la diffidenza del non venire in contatto con qualcun altro, ma anche la praticità nel dire tanto non parliamo la stessa lingua, quindi di base è difficile riuscire ad arrivare a una, a una soluzione. Um, fiducia tantissima, però, perché tu stai lasciando delle cose sulla riva in una terra di mezzo e, e devi affidarti a, al buon senso, ai luoghi. Ai, ai posti della fiducia, scusate. Um, D'altra parte, la tribù arriva, arriva, guarda il corrispettivo d'oro che è stato lasciato per e, e non lo prende significa che non ritengono che quello che è stato lasciato sia commisurato al valore delle merci che loro avevano lasciato sulla piazza. Quindi tornano indietro con anche il rischio che i cartaginesi dicano «Vabbè, senti, se non lo vuoi per questo io no, mollo tutto». Quindi anche il rischio di perdere un affare. I cartaginesi in, in questo particolare episodio eh, sono tornati a riva, hanno aggiunto dell'oro perché sicuramente hanno capito che «Voglio fare un po' il furbo ma non è andata bene». Eh, lasciano l'oro e eh, lasciano i doni, tornano indietro, succede di nuovo la stessa cosa, gli africani adesso sono contenti perché la tribù dopo aver fatto un paio di conti dice sì ok ci siamo, per me va bene, prendono l'oro e se ne vanno, i cartaginesi a quel punto tornano a terra, prendono i beni e vanno via. Allora ehm, è interessante perché il baratto in questo caso si pone come una forma di scambio che può valicare quelli che sono i confini non solo linguistici e culturali ma soprattutto quelli monetari. Noi adesso se andiamo negli Stati Uniti abbiamo qualcuno che ci dice guarda che il dollaro vale questo e quindi ti do tot per i tuoi euro ma eh, a quei tempi non c'era una regolamentazione così stretta e soprattutto non essendoci tantissima facilità nella comunicazione globale o del, dei, dei popoli che avevano degli scambi commerciali, il baratto andava spesso a colmare questi, questi gap, ovvero io quanto ti do per un tuo soldino, lo pesi e quindi inizi a valutarlo come dell'oro e non come una moneta con un valore attribuito. Eh, L'altra cosa interessante è che questo tipo di, um, di interazioni va a porsi come... Um, non mi viene la parola. Come punto di, eh, di incontro per la conoscenza. Allora, non sappiamo parlare la stessa lingua, però proviamo a iniziare un'interazione, come attraverso uno scambio commerciale. Secondo me eh, le cose poi non sono rimaste così, nel senso che dopo anni di interazione tra cartaginesi e questi popoli del, dell'Africa dell'Est, questa tribù, perché non si parla di tutti i popoli, ma è una tribù eh, probabilmente avranno iniziato a imparare le, le lingue, le, le due lingue, perché ovviamente è un'interazione questa che porta via un sacco di tempo. Immaginate questo, queste attese, folli e poi il malcontento. Quindi, mh, il baratto non nasce prima, ma sta eh, a volte sta a monte, a volte sta a lato. A volte sta dopo, noi siamo una società totalmente capitalistica eppure adesso vogliamo iniziare a barattare. Quindi non ha in realtà un posto da, da genitore, sembra quasi che sia lì per coadiuvare delle situazioni. L'esercitazione che vorrei farvi fare adesso eh, è sul baratto silente. Allora io vi dividerei in due gruppi. Un gruppo fa cartaginese e l'altro gruppo fa la tribù dell'Est Africa. West, scusate, Est. Um, decidete un, un paio di, um, di, di beni okay? da barattare. Li scrivete su un foglio e li mettete sul tavolo. Il gruppo di cartaginesi andrà e lascerà la sua offerta scritta. Questo per, possono essere anche dei beni non, che non abbiamo in tasca, cioè non c'è bisogno, bisogno che sia un cellulare, potrebbe essere, non lo so, eh, una fornitura al supermercato per due anni. Questo, eh, questa piccola esercitazione serve per capire quanto in realtà il baratto sia difficile senza comunicazione. Ovvero se io non posso parlare con te e dirti quello di cui ho bisogno quanto ci metterò a riuscire ad attribuire a quello che tu mi stai dando il valore corretto e riuscirò a farlo soprattutto quindi eh, io vi direi scegliete autonomamente i vostri gruppi e mh, sì e glielo facciamo fare con i post-it questo no sì facciamo così Um, il gruppo scrive su un post-it e poi lo appiccica là sotto quello che è il bene che vuole scambiare e poi dall'altra parte verrà la controfferta. Io vi darei tre minuti per uh, formare il gruppo e decidere cosa, cosa volete scambiare. Se volete, possiamo allinearci su una questione cronologica. Siamo nel Medioevo? Siamo in questo secolo? Perché se qualcuno mi scambia un iPad con due chili di pesce forse va bene, forse no. Quindi ehm, vogliamo parlare solamente di beni, eh, di beni o anche di servizi? E allora lì diventa. Secondo me facciamolo a nostro tempo. Okay. Nel senso. Le questioni un po' esatto. No, ehm, cerchiamo di fare un esempio concreto, magari. Ehm, Decidete voi nel senso, um, secondo me lo scambio può essere anche tra servizi, non deve essere per forza. Sì, sì. L'importante è la questione del valore, l'attribuire il valore o a un servizio o a un oggetto. Se poi vediamo che, do, dopo vediamo se è più complicato comparare un servizio e un oggetto, due servizi. Proviamo. Eh, chi, chi sono gli eh, fate voi, autogestitevi. <ride> ok, cartaginesi africani. No, ritiriamoci. Qua <ride> già bruciamo niente. Sembra una solta storia. Tinteggiatura pareti 6. <ride> Tinteggiatura oltretutto notare eh, la proprietà di linguaggio, <ride> cioè tinteggiatura sei molto tecnica. Quindi sì. in questo caso è un servizio. Ah, eh, ragazzi, una, precisatemi anche in quanto tempo. Quindi, in questo caso, tinteggiatura parete 6 vani, se me lo fate in un anno loro magari eh, hanno eh, tempo dipende dalle condizioni che cioè. bisogna specificare, <ride> se, <ride> se ok sì. se ci sono inquilini dentro o meno è vero però servizio offerto in due settimane è, è, è realistica come perché comunque l'appartamento va preparato eccetera due settimane Esatto. Due settimane? Su, cartaginesi, su. Passi, sono lì. Allora, facciamo la loro offerta, voi la verificate, se vi va bene la discutete, se vi va bene abbiamo fatto un deal, un bel baratto. Altrimenti facciamo un rilancio e poi un, un loro rilancio, così poi passiamo al seguente. Anche perché... Anche perché poi voglio capire da voi se ci sono, cioè quali sono stati i punti controversi, perché è ovvio che fare la prima offerta è sempre complesso in un, uh, in un baratto in cui non si può dichiarare subito quali sono le proprie, le proprie necessità e i propri interessi. cartaginesi pensano un sacco comunque. Cartagine vi siete estinta ormai, siete estinti ormai. Sentite, ah, una cosa che non avete precisato voi. Che potrebbe adesso così un po' rigliando eh, Quante persone saranno a prestare il servizio? Sarete tutti? Ok, ah, perfetto. Un vano a persona, un vano a persona. Quindi, cartagine, carta, cartagine, sono sei persone. Cartagine è impazzita. Sono sei persone per sei vani. Quindi, questo servizio viene offerto da sei persone per sei vani in due settimane. L'intenso del baratto non è proprio quello, ma. ragazzi qualcuno deve venire qua con un microfono poi a dirlo eh? Eh? prima lo scriviamo Nel frattempo si fece notte e gli africani tornarono alle loro capanne. <ride> quindi, Francesco, prendi il microfono e raccontaci, ce l'ha lei. È stata molto dibattuta la decisione. Ehm, quindi, abbiamo deciso di offrire vito e alloggio per sette giorni in luglio, alta stagione, non tanto, <ride> manco. Tanto tanto è poco poco nella villa al mare che voi tinteggerete <ride> mi sembra, sembra un'idea interessante. Mica hanno specificato dove no, no, no. anzi. sette giorni, vitto alloggio, eh però non è No, dopo <ride> fanno siete liberi, per voi, e eh, per le famiglie eventualmente, um. Sarà totalmente arredata, ma la questione è adesso: bisognerebbe specificare un paio di robe. Gli ridai il microfono un attimo. Um, allora, in questo caso, voi avete fatto un'offerta. Il fatto che l'offerta sia basata nel posto che a loro è anche familiare non è un male, anzi, loro eh, sicuramente lavorano, cioè, conoscono questo, questo territorio e sanno che è stato tinteggiato bene. Ok. Eh, vi siete dimenticati di specificare delle cose, è vero avete specificato il giorno, e la durata ma quante persone possono eh, accedervi, perché è vero che sono sei vani ma non sono sei camere da letto, possono portare delle altre persone possono accedere ad altri servizi, come arrivano lì <ride> ci andiamo a perdere In realtà quello che volevo dire è che siamo partiti da un servizio, quindi ehm, abbiamo anche dovuto specificare eh, quante persone, quindi in questo caso ehm, quando si parla di servizi è molto più difficile eh, quantificare da un lato e soprattutto mh, eh, servono più informazioni. In realtà la loro offerta mi sembra molto precisa. Visto sì. alloggio per sei persone in questa... No, casa. No, non è per sei persone. Per, per sette, sette giorni? Ah, per sette giorni? Ah no, allora sì, a luglio. Ok. Bene, proposta, due settimane. Io, io credo che questa villa esista veramente, quindi secondo me potreste anche, finito questo workshop, mettervi d'accordo per fare davvero uno scambio di questo genere. Um, però quello che dice Danila è estremamente corretto. Nel momento in cui io offro una casa, penso che le informazioni che servono siano minori, perché di base la vedi lì è una casa. Insomma. Invece, quando si offre un servizio. Eh, lo specificare in quanto tempo ma quante persone fanno questo servizio ti aiuta anche a capire in quanti verrà ridistribuito poi quello che viene barattato eh, e se effettivamente lo, lo sforzo di tempo è commisurato. Io, da sei persone, magari mi posso aspettare che lo imbianchino in tre giorni, per esempio, quindi magari vado a cercare qualcun altro. Il baratto non è accettare sempre necessariamente la cosa che ti viene proposta in cambio, tu dici: No, io ho bisogno di. Tre giorni, tu sei in sei, ascolta, vediamo di, di trovarci insomma, in, in accordo. Non comunicando, quindi con una comunicazione che è solo quella del check, mi piace o non mi piace, e si incorre in dei tempi lunghissimi che sono totalmente anacronistici per, per il nostro mondo. Vuoi aggiungere qualcosa? Mm, no, devono fare una controproposta eh sì. <coughs> o decidere se la proposta è adeguata <coughs> o meno. Infatti adesso ci arriviamo alla parte della, della comunicazione. Eh no, ma allora eh, quello che dice Francesco, il dubbio sulla qualità del lavoro offerto è un dubbio totalmente lecito e anzi ehm, è parte delle, delle necessità comunicative del baratto. In un baratto non verbale devi fidarti totalmente della dell'attribuzione di valore che l'altro dà al prodotto che ti sta offrendo. Quindi se ti offro del pesce, io ti, ti garantisco che è fresco, mi devo fidare di te. In un baratto invece contemporaneo, eh, la possibilità di parlare diventa una necessità. Io ti, ti, ti dico, io so fare questo e ti, ti, ti metto anche davanti il mio curriculum volendo, no? perché chi baratta non è un, una persona improvvisata, può essere un professionista semplicemente che nel tempo libero decide. Di dipingere, quindi ti faccio vedere che la mia esperienza di tinteggiatore di vani è ottima perché l'ho già fatto, perché mi sto costruendo una rete di baratto nel weekend su questo, io chiedo un sacco di altre cose e intanto tinte, mi sto specializzando in questo. Quindi adesso ci arriviamo dopo questo passaggio, però, ci sono delle, dei punti chiave nella comunicazione del baratto che fanno sì che il baratto diventi eh, una, una cosa seria. E non un'improvvisazione. Cioè, il baratto è una cosa serissima, da cui si possono trarre tutta una serie di servizi o di oggetti, ehm, e la, la necessità è quella di avere eh, una comunicazione chiara per raggiungere degli obiettivi comuni, perché altrimenti poi si perde anche la fiducia nella, eh, nel, nel, nello scambio. Una, è una controfferta o è un patteggiamento? Oh. Allora, riduciamo il tempo da due settimane a una settimana di lavoro. In cambio di due settimane di vitto e alloggio, pagate la spesa, noi cuciniamo. Aspetta, vai. Ah no, sì, ok. A voi. Oh, scusate, certo? Allora, queste sono una e due, e questa è quella di adesso. Come va? Cartagine. Ragazzi vi do 40 secondi ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, questo per dire che la questione tempo è fondamentale. È fondamentale anche nelle interazioni silenziose. Ovvero, qualcuno di voi è già uscito? A fare una telefonata, una, si è distratto e eh, ha perso anche un po', forse, quella, quel contatto con la realtà che poteva essere dato da uno scambio più veloce. Negli scambi lenti le persone si spazientiscono, pensano che gli altri stiano cercando di ragionare troppo su. Un, un valore che voi avete proposto e che vi sembra invece molto chiaro ovvio lì è questione di prospettiva a me il valore eh, che attribuisco alla cosa che sto proponendo è chiarissimo agli altri dovrebbe essere, dovrebbe essere altrettanto quindi vediamo questo, questa ribattuta allora noi in casa non ci saremo H la spesa no noi in casa non ci saremo e va bene quindi la spesa la devono fare lo stesso? Ah, scusate. Ok, la settimana di lavoro, in cambio vi offriamo 10 giorni di vitto e alloggio per 6 persone per qualsiasi periodo, no alta stagione, no cani, no bambini. Questo l'ho aggiunto io. Ok, quindi questo a fronte di un'offerta iniziale che era ridurre il tempo dell'imbiancatura, quindi imbiancare tutto in una settimana. In cambio di due settimane, loro ve ne stanno ribattendo, vi stanno ribattendo 10 giorni, non 14. Vitto e alloggio, quindi voi dovreste pagare la spesa, giusto? No, vitto e alloggio. vitto e alloggio lo paghiamo noi, però noi abbiamo aumentato, non solo all'1, ma a luglio possono offrire. Quindi voi avete diminuito i giorni, ma è esteso il periodo. L'unica differenza è quella. Allora, è interessante il fatto che eh, il tempo di, di, di fruizione della, della casa che loro avevano messo a disposizione sia diminuito, ma vi è stata garantita più elasticità. Quindi non sempre è la quantità che dà poi il buon risultato, ma è anche la flessibilità nel riuscire ad andare in quella casa. Quindi, ehm, accettate? credo di sì. <ride> tu. Quindi, avete visto che ci sono un sacco di variabili. Comunque, è, è uno il baratto eh, non soltanto perché è un servizio, ma tendenzialmente quando cerchi di capire qual è l'esatto valore e soprattutto in questo modo quindi senza eh, parlare con gli altri eh, è molto molto complesso infatti come eh, riassunto da questa frase se non mi dici cosa ti aspetti probabilmente non faremo mai affari insieme allora eh, cambio un po' l'ordine prima di fare la prossima esercitazione facciamo una un piccolo riassunto di, di quello che avete eh, esperito anche voi adesso, ovvero il, le problematiche di comunicazione nel baratto, e vediamo un po' quali sono gli argomenti fondamentali da trattare quando si sta cercando di barattare qualcosa. Allora, il valore. Eh, come valuti questo scambio e quali sono i parametri? I parametri necessariamente sono quelli eh, di cui parlavamo prima con Francesco, che eh, riguardano la competenza. Quindi, quanto bravo tu sei a fare questa cosa che mi stai dicendo? Hai delle prove? Non hai delle prove? Non bisogna aver paura di indagare, perché eh, si, sta, si stanno scambiando delle cose molto, molto valide per ognuno di noi. Quindi, nulla deve essere lasciato al caso. L'appagamento, quindi il beneficio che io posso trarre da questo tuo servizio, eh, il mercato, perché anche nel baratto c'è un mercato. Quante persone mi offrono questo servizio? Qual è la persona che me lo offre con ehm, tutti i plus, e, e chi vale di più in questo campo? E le competenze, con dice, come dicevo prima, la scadenza, ovvero il tempo fondamentale, in quanto tempo tu mi puoi offrire quello che mi stai offrendo? La questione dell'elasticità, per esempio, non è sempre il poterlo fare in un giorno o nel più veloce tempo possibile, ma è anche essere flessibili nel momento, nel periodo in cui si può offrire la, quello che io sto barattando. Allora, la competenza che era all'interno del valore, ma che è anche una caratteristica a sé, perché ehm, il valore dell'esperienza della persona spesso accresce anche il valore del baratto stesso. Perché, se io sono un amatore pittore, un pittore amatoriale, eh, avrò sicuramente la capacità di dipingere il tuo Seivani molto bene, impeccabilmente. Eh, il pittore professionista saprà che insieme alla pittura dovrà mischiare magari del mordente o qualcos'altro per farla tenere di più. Quindi c'è tutta una questione anche di eh, conoscenze tecniche che vanno prese in considerazione nel valutare gli, gli skills, le abilità della persona che ci troviamo davanti. Um, il perfezionista, il procrastinatore, il pianificatore, no? queste sono uh, all'interno delle competenze delle, um, delle qualità che vanno ricercate. Allora, il perfezionista non sempre è un buon match per noi perché sarà perfezionista anche nella, ehm, in, in ciò che vuole avere in cambio. Quindi se abbiamo un livello amatoriale di competenze, probabilmente il perfezionista si potrebbe trovare deluso perché si aspetta un livello di professionalità altissimo oppure potrebbe essere eh, lui stesso a fermare il baratto perché dice no, io sono un professionista, ho bisogno di un altro professionista di fronte a me che mi dia un servizio altrettanto qualificato. Il procrastinatore, eh, questo è una, una di quelle cose da, da assaggiare durante l'interazione. Eh, tu hai delle competenze, però come me le stai presentando? In che modo, eh, in, in che tempi me le stai offrendo? Che tipo di, di patina stai dando al tutto? Ci sono delle persone che offrono dei servizi e poi temporeggiano. O fanno tutto all'ultimo momento. Il fare tutto all'ultimo momento eh, può andare bene a qualcuno perché non ci trovo niente di terribile se mi fai una torta dieci minuti prima di uscire, può non andare bene a qualcun altro. Il pianificatore eh, questi sono esempi, poi ci sono mille categorie. Sottocategorie di, di persone. Il pianificatore è una persona che ti può dare molta sicurezza, quindi se siamo ansiosi o se abbiamo. Dalla nostra delle necessità temporali eh, particolari, delle persone che pianificano molto bene lo scambio e tutto l'iter dello scambio, possono essere un, un match preferibile per noi rispetto magari alla persona iperperfezionista, che però non ci può garantire esattamente un, un tempo e dei risultati in quel tempo. Spazi oggetti, invece, allora eh, voi siete stati bravi perché avete offerto, avete parlato di un sei vani. Più nello specifico, quando si, fanno quando si fa un baratto, eh, bisogna indicare ehm, tutto quello che si può indicare rispetto a uno spazio o rispetto a un oggetto. Uno può essere il, il periodo di tempo in cui lo spazio è più o meno disponibile per l'uso, o l'altro potrebbe essere un device a cui manca un accessorio. Per esempio, un esempio banalissimo, però... Se io sto barattando con te un iPod, tu mi devi dire che non ha le cuffie, perché il device senza le cuffie non funziona. O io posso non avere un dock dove mettere l'iPod. Quindi um, andare veramente a, ad appianare qualunque tipo di punto di domanda che si potrebbe creare lungo il, il viaggio. Um, allora. Cosa gli facciamo fare adesso? Che ore sono? È già un po' tardi, mi sa. Ok, sì, dai, va bene. Allora, questo è esercitazione numero 3, haves and needs, ovvero tre cose e servizi che puoi offrire con tre cose e servizi di cui hai bisogno ora. Allora, ci serviamo ancora dei post-it, ognuno di voi scrive su un post-it il proprio nome e un, uh, un servizio o una cosa che può offrire, e su altre tanti post-it, una cosa o un servizio di cui ha bisogno adesso. Vediamo in questa stanza quante cose potremmo riuscire a fare con i 20, quanti siamo? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Con i 12 di noi, quante cose riusciamo a conquistare, e quante persone riusciamo a soddisfare, quanti bisogni riusciamo a soddisfare in 12. Quindi vi do anche per questo un paio di minuti per scrivere sia bisogni che... Sul, sul post-it post post preferibilmente, così poi lo attacchiamo lì. Quindi, Valentina, sono tre a testa. No, Fai non tu. Voglio post -it solo, post -it. <ride> okay. Non voglio post-it cose. Bravo! dopo potete... Team, eh? Beh, uno lo dividi a tre. Poi potete attaccare sotto have, gli have.

A questo punto ragazzi facciamo una roba molto più semplice, facciamo noi un file adesso che proiettiamo e ognuno di voi ci indica le tre cose che, può, che ha e le tre cose di cui ha bisogno, così lo facciamo digitale e si vede meglio e, e non inquiniamo. E potete scriverlo su carta, quindi così magari ve lo ricordate. Però. Eh lo so, la, la questione dei post-it è incredibile, io li amo molto ma.

Ok. Necessità? Ovviamente uno che va a fare la spesa. Ok. Quindi acquisto di cibo. Assistenza tecnica. Per cosa? Lavare l'insalata, ah, Ok. io. Cioè, okay. eh, io posso offrire fare i brownies che mi vengono bene. Ok. <ride> questo guarda che è, questa è una condizione estremamente diffusa non sapere cosa volere cosa vuoi in generale dagli il microfono allora offro uh, frasi o descrizione d'affetto magari per uh, non so un blog o uh, cose. So, per far colpo sulla fidanzata. Ok, quindi degli via. aforismi o delle citazioni. Sì, no, cioè, per fare un esempio, Marisa tempo fa mi aveva chiesto per un suo blog. Uh, le fa collane, ah. bijou. Mi aveva chiesto una frase su una e gliel'ho scritta. Ah, bello, quindi, quindi un servizio quasi di copywriting. Boh, sì. sì, sì, sì. <ride> Poi offro internet qui a SEPIC. Cioè okay. e sushi fatto da me. <ride> però quindi non Veramente? Sì, ma molto amatorialmente ma fantastico, noi amiamo l'amatoriale poi cerco un posto dove fanno un panino con polpo ma anche vegetariano a Monopoli o Polignano, per stasera ah, <ride> bravo eh lo so a eh. Monopoli <ride> sì, sì mi piace, mi, sì. piace mi piace <ride> molto questa cosa sì. e poi cerco Beh, guarda, quello che hai detto tu molto scherzando, però ci serve come spunto poi per quello che faremo nel pomeriggio, un lavoro. Eh, io vorrei inserirlo perché poi, ehm, a parte il coro di Sì anch'io, sì sì anch'io, eh, andremo a trattare ehm, le dinamiche della, del crearsi dei lavori. Cioè, la sharing economy non è solo un modo per uh, sostenersi senza far circolare denaro e anche un modo per poter guadagnare dei soldi e crearsi dei lavori. Non faccio spoiler, vero? Eh, sì, no. Eh. Una cosa fondamentale, poi ne parleremo dopo, trade school rientra all'interno della sharing economy, all'interno della sharing economy ci sono mille sfaccettature diverse, tra cui la solidarity economy di cui trade school fa parte, per cui in questo caso non... Come abbiamo ripetuto mille volte oggi non ci sono soldi. Ehm, eh, come si dice. Di mezzo. In mezzo. Esatto. Ok. Quindi, avete poco. Um, poi un lavoro inseriamo. Abbiamo già detto. Un lavoro? Sì. No, bisogna. Un no di eh. <ride> eh. <ride> Se non il Ok. Per noi, quindi mi raccomando, mi eh, raccomando. Vai, cara. Allora... Valeria, eh, giusto? Sì. Bravo. Faccio, da, posso fare da babysitter o posso fare compagna ai nonni, se volete. Faccio un massaggio alla cervicale, se qualcuno <ride> ha bisogno. Ah. E faccio un rustico, anche più di uno, Cos'è un rustico per noi profani? Sì, sì, un rustico con un tipo un una focaccia ripiena. Ah. Una focaccia ripiena. Uh, co tre cose di cui ho bisogno. Eh, ho bisogno che qualcuno mi porti a spasso il cane per un'ora al giorno. Perché, insomma, così, Poi <ride> qualcuno che mi rimetta in moto la macchina che c'è la batteria a terra da tre mesi. Okay. <ride> <ride> e qualcuno che mi riordini la stanza. <ride> <posso tenere> <ride> wow. Allora, noi adesso non lo stiamo facendo perché eh, alla fine di questo giro non mi dispiacerebbe trovare davvero dei match l'uno per l'altro. E quindi la posso riordinare, io, Valeria, perché mi sono conto che ho letto solo una cosa, su tre. Ok, cioè servizi in casa di qualsiasi servizi in casa, benissimo, servizi Grazie, domestici. Lo so, ti aspetto domani mattina. <ride> no, no, ok. Dicevo, mi piacerebbe arrivare alla fine di questo e trovare veramente la la possibilità di avere dei match di persone che fanno altro. Ovviamente poi starà a voi eh, andare un attimo nel, nello specifico e quindi eh, a che livello di professionalità posso offrirti questo servizio. Ti posso provare a rimettere in moto la macchina, non sono un meccanico, oppure guarda, io sono pure un meccanico, ti va bene. Chi altro? Vai. Tatiana. Allora, eh, ho scritto appunto la figura della dog sitter. Uh, ordinare l'armadio perché già lo faccio per mia sorella quindi <ride> non mi peserebbe e poi tanta felicità e spensieratezza perché non sapevo oh, che bello. altro scrivere e poi um, ho scritto che ho bisogno di un nutrizionista giusto per capire qualche dritta così per il cibo okay. uh, qualcuno che mi faccia i cd perché odio farli e qualche dritta per la scelta universitaria ok wow E, um, la prima era? Uh, nutrizionista, nutrizionista, brava. Chi altro? Beh, vado. Vai, vai. Allora io scrivo poesie, quindi come domenico offro questa mia. Consulenza letteraria? No, no. Consulenza letteraria, no. Scrivere poesie Beh. per occasioni? Ok, non lo so. Sì, per quello che voglio. Poi posso, offrire, poi posso offrire dei libri? Sì. E mi posso offrire di andare a fare la spesa per qualcun altro, perché è una cosa che mi piace molto. Perfetto. Vorrei. Quindi che... in questo caso, probabilmente le persone ti diranno: Ok, ma. Vai a fare la spesa, quindi sei molto brava a trovare le offerte, sai scegliere la frutta e la verdura fresca e buona al pesce oppure perché hai un furgoncino e puoi fare la spesa per una famiglia enorme. Sì. Nel senso, questi sì, potrebbero sì, essere sì. i. M... Eh sì, perché è generico, ovviamente. Sì, no, no, ma poi, infatti no, adesso non, non scendiamo nello specifico. Poi vorrei mm -hmm. un massaggio, e ho visto che qui c'è. Ok una passeggiata in un bosco fare una passeggiata in un bosco quindi qualcuno che mi accompagni mi faccia vedere i posti o che sia un botanico e sì. eh, piante vorrei qualcosa di buono da mangiare uh, allora guarda qui sei a posto ok prossimo chi mi manca ragazzi non fate i timidi ormai la fame dovrebbe ormai spingervi a, ad accelerare il percorso allora io sono molto più <ride> conceptual. conceptual offro una lezione di lingua e le lingue inglese francese e spagnolo una lezione di yoga e poi posso insegnare tanti tanti giochi per i bambini ah e questo è interessante, è interessante. yoga e lezione per bambini poi ho bisogno di qualcuno che mi vada a fare la spesa io lo odio proprio la cosa <ride> più odiosa al mondo Vedi il prezzo, vedi la scadenza, vedi quello, la provenienza. Aggredito da 15 marche diverse che e ti vogliono. 8 miliardi di uova, levate a terra, in cielo, su tutti <ride> i luoghi. Le galline che volano, poi famosissime. No. Poi dei consigli su uh, pubblicazioni di psicologia sociale. Mm. E abbiamo eh, qualcuno abbiamo che... E poi qualcuno psicologia ha una sociale. giacca. Eh? <ride> una giacca. <ride> una giacca. <ride> Porca, eh, magari c'è chi altro? Allora parto con quello di cui ho bisogno. Mm -hmm. Allora, qualcuno che mi faccia ripetizioni di latino, però che non mi faccia addormentare, eh, sogni. Allora so che chiedo cose <ride> difficili. Poi vorrei assistenza informatica mm -hmm. con grande frequenza. Eh, vabbè. E poi, vabbè, questo si riconnette anche a qualcosa che potrei offrire, ma nello stesso tempo. Ehm, allora, diciamo che io offro degli strumenti, cioè, non strumenti musicali, diciamo, strumentini, nel senso, nacchere, tamburelli, legnetti, tutte le cose che fanno casino, e voglio trovare qualcuno che li usi con me per formare una band che non faccia vera e propria musica, ma del casino piacevole. Eh non è male. Sì. Vi offro la possibilità di venire al laboratorio di percussioni che fanno al laboratorio urbano di fa. A posto. Ho oh, bisogno del break pubblicitario, per ma mi sembra perfetto. Quindi strumenti musicali legno rumorista. Sì. Ho diverse cose, Kazu, co cioè tutte le cose che sono sgradevoli in realtà, però secondo me se armonizzate potrebbero creare qualcosa di... Le cacofonie da che mondo mondo sono comunque delle strade percorse esatto. molto studiate e anche molto rispettate. E poi potrei offrire, sveglia mattutina a seconda delle esigenze, quindi con una telefonata magari cantare <ride> una canzoncina. Io è un, è un servizio che offrivo, ma non era molto apprezzato. Ma potrei anche portare il caffè, per esempio, la mattina o un cornetto, cioè andare a casa e fare la sveglia. Ah, e non sì. lo sapevo. <ride> che Russia, sì. Si chiama, e ti sveglia anche con frasi Beh, Ma come ci sono le persone, ehm, questo è più per visto e sentito giornali e, e film. Persone che vengono a cantarti gli auguri di buon compleanno, sì, quindi tu hai questo singolo o team che, che, che viene e ti fa. Quindi è una anche no, no, questa. Una in italiano, no? No, no, no. dici? sì, Quelli che andavano a essere pagati dietro i funerali che Beh, eh, per piangere, eh, sì eh, talento eh... eh. in eh... cioè, Sicilia, cioè, queste donne che si <scom> disperano Ragazzi, dalla lacrima facile c'è cioè lavoro per voi. <ride> Adesso stiamo dietro a, alle pubblicazioni. Quindi, tu no, potresti scrivere. Sì? Allora, la una. sveglia l'abbiamo messa, sì? Uh, siccome a casa ho parecchio materiale, diciamo di pastelli, forbici con la punta arrotondata, perché mia madre è una maestra alimentare, quindi nel, negli anni si sono sedimentati questi materiali, questi colori a cera che non ho mai usato. Ne ho tantissimi, cioè potrei. Prestarli, ma più volentieri probabilmente mi piacerebbe offrire oltre al materiale anche la mia presenza e disegniamo insieme Beh, non per forza i bambini, anche agli adulti che hanno voglia di cazzeggiare. <ride> mi piace. Allora, posso offrire vabbè, servizio di babysitting yes. in quanto babysitter, poi eh, biglietti di auguri fatti a mano mm. e eh, consulenze familiari uuuh. Poi invece ho bisogno di un insegnante di cucina perché proprio non ce la posso fare. No, sa, infatti, con i disastri che ha combinato mia madre, ho bisogno proprio di un insegnante a parte. Sì, sì. Tutto si ricollega poi. Uh, poi ho bisogno di un passaggio a, a Bari Blu devo andare a fare le ultime compere per un matrimonio mm. e, e un biglietto uh, per uno spettacolo di Jodorowsky eh, che è a Bari eh. Eh, Jodorowsky J-O-D-O-R-O con la W anche W-S-K-Y Jodorowsky, bravo esatto ma sono ro, no, ro due. perfetto io no, non ho neanche no, no, 16 no. Tra <sussurra> parentesi, cerco 16 euro <sussurra> nel caso. Quindi il biglietto o 16 euro. <sussurra> Next. Chi manca? Allora. Io posso cucinare, solo che sono vegetariana, quindi... Non è una pecca. E volendo potrei anche... Vabbè, niente. Poi mh, di me dicono che sono una persona molto razionale con i problemi degli altri. Ottimo. Quindi riesco... Muro del pianto. Sì. No, però riesco a pianificare perché, infatti, okay. anche nel carattere pratico, riesco a pianificare, per esempio, se tu hai delle spese ah. in un mese, io riesco a dire quanto devi spendere al giorno. Quindi, pianificazione sì, nelle, piccole, tempo, sì. nelle piccole dinamiche, sia domestiche che personali. E poi posso fare un cappello di lana con i ferri. Oh. Non puoi fare un cappotto in quattro minuti <ride> per lui. No, è eh, un po' più. <ride> ok, però ho bisogno, allora, ho bisogno eh, invece. Domestica, microeconomica domestica. Okay. Eh, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti con un trasloco, eh, soprattutto con le cose pesanti. Mm. Sempre per questo trasloco che mi aiuti a riordinare la casa che sto lasciando, <ride> quindi un doppio aiuto: smaltimento, tinteggiatura, eccetera. Okay. E poi un'altra cosa di cui ho bisogno è di una casa, però senza pagare l'affitto, quindi. <ride> Sarei disposta a fare qualcosa in cambio, tipo fare eh. la spesa, cucinare? Guarda, c'era un progetto a Milano di un paio d'anni fa, se non ricordo male, eh, per studenti e anziani insieme. Poi, vabbè, in questo caso era rivolto agli studenti, ma credo possa essere ampliato senza problemi. Eh, lo studente entrava in casa dell'anziano dando un contributo veramente minimo che poteva essere la spesa e in cambio ehm, forniva compagnia stare insieme, passare del tempo insieme, mangiare, andare a fare due passi, ehm, farsi insegnare anche delle cose, perché la, il dramma di essere anziani a un certo punto è di sentirsi inutili spesso se non si hanno delle attività collaterali da portare avanti, quindi anche il poter passare delle, delle informazioni a una generazione successiva. E, ed è un esperimento che ha dato degli ottimi frutti, poi purtroppo è stato interrotto, ma che si può riproporre dovunque. E, non è male. Che vi consiglio, eh, c'è un progetto eh, inglese che si chiama The Amazings, eh, ovvero sono persone anziane che insegnano ai giovani cose spesso dimenticate, ma anche semplicemente cose che sanno fare. Scrivigli il. se vi mettiamo l'URL. Il... Eh, ah, ok. Beh. Il... The Amazings su internet, mi manca qualcuno ancora? Io... Ah, tu. Eh. Allora vai, io mi offro come babysitter. Eh, sì? Libri, eh, poi posso dare un passaggio, però non so le strade quindi ho bisogno di un navigatore. Perfetto, ragazzi, eh. tutti in macchina con lei. Poi cibo. Aspetta, babysitting, passaggio e cucina, giusto? No, eh, no. libri. Libri, scusami, passaggio e libri, perfetto. Ho bisogno di cibo. <ride> Scusa, <ride> lo sapevo eh, in inglese perché non, non capisco molto, e poi ho il navigatore. Che, non sono <ride> che sia un navigatore digitale o fisico, sì, una persona o è, un... per... è perché ti fa compagnia, sì. che magari parli inglese. <ride> <ride> allora, ehm, io adesso che ore sono l'una 10. Allora, io vi proporrei una cosa. Eh, dato che tutti hanno comunque speso del tempo e del, uh, del pensiero nel, uh, nel mettere queste cose nero su bianco. Um, noi purtroppo non abbiamo scritto i nomi, non siamo dati la grafica, un po'. No, ma cioè, nel senso tanto chi ha detto cosa. Sì, ma... esatto. E secondo me potreste anche scambiare due parole adesso e davvero trovare dei match per. Uh, per per quello che avete, che avete messo sul piatto. Secondo me ce n'è. Quello che ci piacerebbe è andare a pranzo dopo, e, no scusate, <ride> prima di andare a pranzo, ehm, fare in modo che ognuno di voi eh, abbia mh, barattato eh, un oggetto o un servizio con qualcun altro, ricevendo qualcos'altro in cambio. Che Ad dite? Di uno. Si può prima? fare? Sì? sì? Prego. Ah, noi scusami, cosa abbiamo, di cosa abbiamo bisogno? Noi ci, 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 ci togliamo da. No, perché. È arrivata la giacca! Fantastico. No, perché eh, non bisogna necessariamente essere nello stesso posto per barattare delle cose. Perché io posso barattare una lezione di inglese che tengo su Skype con eh, non lo so. Eh, una lezione per bambini oppure fare una jam session Milano-Putignano con alcuni degli strumenti che lei mi avrà insegnato ad usare. Quindi, eh, molti sono servizi che possono essere gestiti dalla comunità prossima, quindi con un grado molto vicino di interazione. Ricordiamoci che tanti dei servizi oggi sono davvero anche digitali, quindi eh, la persona che sa l'inglese non necessariamente deve avere l'amico di fronte a cui insegnare, può anche offrirgli delle traduzioni, può offrirgli un sacco di supporto per vie, mh, per vie come si dice? Traverse, <ride> grazie. Ok, allora, eh, cosa abbiamo noi cosa possiamo offrire? Um, beh, io banalmente posso offrire esercizi di um, oratoria, <ride> per ridere. Come parlare in pubblico? Sì, ok, come parlare in pubblico. Uh, ovvero l'arte di dimenticarsi, di sapere delle cose e lasciare che la bocca si apra e vada da sola. È incredibile, funziona. Sì, tipo adesso. Uh, è sì? Però è... Anche. <ride> Anche, tipo, da, da parte mia totalmente cretinaggine, sì. Sì, 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 sì. sì. Il Club dei cretini, bello, mi piace. Offriamo cretinaggine in pubblico. Allora, io posso offrire, come parlare in pubblico? Eh, posso offrire, per esempio, eh, la visione di un film o di una serie TV insieme. Io guardo moltissimi film e soprattutto un sacco di serie tv, le ho viste tutte, dalla più idiota, e non faccio nome perché qualcuno potrebbe, alla più alta, eh, e mi piace guardarle con qualcuno perché spesso mi sento un po' ghettizzata in questa, in questa passione da topo dei, degli schermi. Eh, Posso offrire alcune indicazioni perché ho studiato un po' di cinema, ma non così tanto, quindi nell'interazione poi c'è l'apprendimento e quindi posso offrire la visione di, una, di un film o di una serie TV insieme e poi posso offrire delle lezioni di in inglese banalmente o delle traduzioni, eh, soprattutto dall'inglese all'italiano che mi piace molto fare e che faccio sempre volentieri. Di cosa ho bisogno? Ho bisogno di qualcuno che mi dica cosa fare nella vita. Um, ho bisogno e forse voglia di qualcuno con cui fare un viaggio che non devo organizzare io e che non mi costi tanto. Quindi, uno di quei bei viaggi che non prendo una macchina e, e dormo anche in macchina, ok? E poi eh, vorrei tanto qualcuno con cui condividere un cane. Nel senso che io non posso permettermi di avere un cane perché ho, sto fuori 10 ore al giorno, quindi difficilmente riesco a. però mi piacerebbe molto avere un cane e quindi avere qualcuno con cui non un cane alla. com'è che si chiama quel bimbo che è stato tagliato in due, poi tra i due nella Bibbia? Che si sono spartiti il bambino? Brava. Esatto, non, un, non una spartizione del cane in quel senso, ma qualcuno con cui prendere un cucciolo che abbia dei ritmi di vita diversi dai miei e quindi complementari e avere la soddisfazione di poter avere un animale domestico senza necessariamente farlo soffrire perché sta a casa da solo tanto. Io ho questo. Ok, dunque. Aspetta. Posso offrire come si fa la pizza? Mm, Italiana! <ride> <ride> um, posso offrire consigli su grafiche? E posso offrire uh, una lezione su Arduino. Che cos'è e come si usa? <ride> Qualcuno sa cos'è? Okay. Eh, è un, è un... Avete presente le installazioni interattive de... che sono all'interno dei musei? Ok, Arduino è quella parte tecnologica quindi è un mini computer che serve per far andare tutte queste cose e per far andare le interazioni quindi c'è diciamo che posso offrire mh, sì, come si usa quindi mh, la base della programmazione E ho bisogno di lezioni di tedesco. Um, lezioni di yoga. E questo lo so che è un po' impossibile. Però, un consiglio per un dentista che parli italiano o inglese a Berlino. Se avete parenti dentisti che sono un sacco di amici a Berlino. Ah, ok.

cioè, qualcuno non professionista che faccia da modella perché devo fare delle foto per le, le cose che faccio, che vendo. Mm -hmm. Con un eh, bel collo quindi e dei bei polsi. Sì, sì, una, una cosa così perché tutti si vergognano, che me la faccio io non è il caso proprio. Okay. Ehm, <ride> poi ho bisogno. Uh, di una persona. di qualcuno che voglia suonare qui anche fare DJ, DJ7, mm. cose così. Gratis, in cambio <ride> di qualsiasi altra cosa, eh, poi ho bisogno, mh, non lo so. Ma vabbè, così su due piedi, non, non, vabbè, posso dare, uh, posso dare, uh, non lo so, consigli, libri film e quant'altro ehm, poi anche, vabbè, la cosa che faccio consigli su piattaforme per vendere online, perché è una cosa che mi viene chiesta automaticamente, anche se non lo so non sono esperta, <ride> però alla fine le ho provate le giro, queste cose ehm, e assistenza su Paypal oh. <ride> sono diventata la <ride> guru di Paypal, anche questo perché non lo so perché, però succede e basta cioè, Perfetto, grazie. Sì, abbiamo cioè se fate giusto un conto delle robe che, che potenzialmente si possono fare, da tutto quello che c'è lì, non, non è proprio poco, anzi, quindi eh, io adesso penso a, a cosa potrei riuscire a una, una cosa fondamentale, secondo me, che ci stiamo scordando è che. Questi have e questi needs che, che cosa fanno? Contribuiscono a uh, formare dei rapporti tra le persone, fondamentalmente, e mh, anche tra persone che non si conoscono o che si conoscono da poco. E questo magari può anche rafforzare questi rapporti. Quindi tutto il discorso che abbiamo fatto precedentemente sul costruire una comunità basata sulla fiducia. Ehm, senza l'utilizzo di eh, soldi, sì. io so già cosa prendere, ma se io decido cosa prendere, una cosa cioè, che ehm, mi serve, io poi a quella persona devo cioè se quella persona non ha bisogno di nulla che io ho offerto, eh, no. no, però attraverso la comunicazione potete raggiungere questi sono tre degli ipotetici che potete chiedere o ricevere, ma eh, anche lì si passa poi alla, alla conoscenza, quindi io ti chiedo, guarda io vorrei un passaggio a Bari, adesso, adesso non so cosa chiederti, però dimmi un po' di te, in che ambiti ti muovi, queste sono le cose di cui ho bisogno, vediamo di capire se si può fare. Um. E un'altra cosa... Mm. La settimana scorsa noi abbiamo mandato una mail chiedendo uh, se qualcuno di voi aveva voglia di uh, fare una lezione e probabilmente in molti vi siete anche chiesti, boh, ma io non so fare niente, cosa devo insegnare? No? Ok, in realtà questa è la prova che sapete fare un sacco di cose. Semplicemente, magari non ci avete mai pensato, scrivere poesie, si può insegnare come scrivere poesie, come fare un massaggio, come cucinare un rustico senza um, la pianificazione sushi, domestica pian microeconomia esatto. tu potresti tenere un piccolo corso esatto. esatto cioè su come tu per esempio in questo periodo in cui non hai un'occupazione stabile eh, ti sei trovata a, ad affrontare questo, questo, come si dice, questa cosa da fare ti sei quasi dovuta inventare un piccolo lavoro per te stessa per riuscire ad andare a raggiungere degli obiettivi e Scusate se vado un pelino off topic, però questa cosa qui è interessante, nel senso, farsi coinvolgere all'interno di attività di questo tipo, tenere una lezione o condividere qualcosa con un'altra persona, quindi eh, conoscere altre persone, fare networking, questo ti può portare ad avere un lavoro, nel senso, fare rete vuol dire anche ehm, poi avere la possibilità eh, di, eh, ah ok, ma tu sai fare questo, ah, ma io per due mesi ho bisogno di una persona che mi faccia queste cose, è un lavoro pagato e, e quindi in realtà tutti questi scambi tra le persone possono portare davvero a dei risultati eh, interessanti. Ehm, per esempio, ehm, parlando sempre di lavoro, ehm, io ho tre colleghi che sono arrivati a, a noi, all'azienda per cui lavoro, non attraverso un'application o cosa, ma attraverso una rete di persone. Quindi io conosco te, so che sei bravo e so che hai bisogno di lavoro, io sto offrendo lavoro in questo momento. Quindi mh, la, la cosa fondamentale, secondo me, è proprio questa rete di persone che spesso magari ci scordiamo. Sì. Anche perché attraverso la conoscenza si basa anche la fiducia. Io conosco lui che mi suggerisce una persona che conosce perché mi dice brava, cavolo, credo che sia forse più uh, credibile, credibile o comunque più sicuro lui che conosco e che stimo e che quindi mi sta passando una persona che pensando io lo stimo sia altrettanto valida, piuttosto che un curriculum di qualcuno che è totalmente sconosciuto ed è un pezzo di carta che quindi non ha neanche la componente emotiva. Lui comunque sta dando la sua parola e ci sta mettendo la faccia per introdurmi a qualcun altro. Quindi il, il conoscersi è fondamentalmente anche ehm, creare un muro di, di, come si dice, di fiducia tra le persone. Esatto, e l'esempio che, che ha fatto anche Elena adesso non è una questione di raccomandazioni, ovviamente, no, no. io non mi sognerei mai di dire, um, lei ha lavorato con me, ha lavorato molto bene, quando magari non lo ha fatto, perché ci sto mettendo la faccia fondamentalmente. Sì. Comunque scusate l'off topic, però visto che eh, è, è, no, abbastanza, è abbastanza pertinente, mi sa, la questione lavoro, non solo qui, ma... Parità di competenze, io ti assicuro una persona che comunque ha lavorato bene, perché ha lavorato alla fine la stessa cosa delle lettere di presentazione esatto, che ti fanno, esattamente, è cosa. esattamente, c'è solo Quindi, un passaggio umano in mezzo invece che un passaggio sì, cartaceo. Purtroppo in Italia ho visto molto questo, uh, col fatto che c'è questa cosa della raccomandazione, questo viene visto immediatamente sì. come una raccomandazione. Però vedi, la raccomandazione è un baratto in genere, mentre questa dinamica del ti presento qualcuno è, rientra nella sfera del dono. Ovvero, io ti presento qualcuno, ma a me non torna niente. La raccomandazione invece è sempre qualcosa che arriva un po' in cambio di qualcos'altro. Ti presento il mio amico, e l'amico, però, intanto ti sta dando qualcosa in cambio dell'averlo introdotto all'interno di un posto di lavoro. Eh, io volevo chiedere una roba, eh, Mario. possiamo stamparli questi due su due fogli? Così poi eh, adesso direi che io, tra qualche secondo, svengo e quindi avrò bisogno di una barella, di un assistente. E forse anche di un principe azzurro. Eh, però, se li stampiamo, li lasciamo qui. Sì, ragazzi, c'è cioè, tutte donne. Bisogna anche ragionare su questa cosa. Cosa succede? Perché tutte donne e due uomini soli? Sì, il tema dell'educazione, il tema del sociale, almeno io lavoro in questo ambito sempre da donne. Ok, vi siete mai chiesto perché? Sì, grazie. In genere la madre che educa i figli, e quindi è passata questa cosa, che è un una po in cosa di cui se ne in occupano in le donne, donne però. Per, Così riesce a scriverci, perché non so che formato abbia messo lei. All'università c'è questa netta differenza nelle, nelle facoltà un po' più, diciamo, umanistiche, psicologia, scienze ed dell'educazione, sono quasi tutte donne. A volte i, i maschietti vengono visti in modo strano se fanno quella facoltà. Eh. Prima di andare via vi chiedo intanto se eh, è stata una mattina piacevole, se insomma mh, siete abbastanza soddisfatti, se siamo andati totalmente fuori strada, se preferivate stare al sole, al mare, insomma, giusto per capire, il taglio che stiamo dando vi interessa, possiamo continuare così? Ok, um, nel pomeriggio faremo una lezione un pochino più teorica che quella sulla sharing economy e tutti i derivati. E, e poi parleremo più nello specifico della, del come si fa una lezione per Trade School e cercheremo di aprire un dialogo un pochino più easy con voi, se, se vi interessa la cosa, cosa avete tratto da questa esperienza, eccetera, eccetera. Eh, quindi vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo tra un'oretta.